Qua con Goran Maric, tornato in Alto Tevere dopo l'esperienza parigina con il Parivolley, poi qualche problema fisico. Prima di tutto mi hanno detto che hai fatto un'estate di grande lavoro per prepararti. Ma sicuramente, no? La prima cosa che voglio dire è che mi fa piacere, no? Che sono tornato a casa e sicuramente... Diciamo che sono fiducioso che faremo un'ottima stagione, adesso ci tocca lavorare. Penso che siamo un bel gruppo e che non dobbiamo avere assolutamente paura di nessuno. Questo sicuramente è una cosa chiara. E sì, l'estate sono state abbastanza impegnative, diciamo che questo problema è stato un po', diciamo, mi ha messo in difficoltà, però è stato superato. Adesso dobbiamo un po' vedere come si comporterà adesso con il lavoro, ovviamente pallavolistico, perché il campo mi manca, però diciamo che tutto, lasciate tutto alle spalle e insomma speriamo di fare un'ottima stagione. Ecco, due microfoni addirittura per il capitano Antonio Corvetta. Si riparte per la seconda stagione in A1 con tante facce nuove, ma comunque con tanta voglia di lavorare. Sì, domani comincia il lavoro e come sempre succede ogni anno quando si arriva intorno a questo periodo si accende un po' un orologio fisiologico dentro, per cui qualche giorno prima, no, scatta un po' nella testa una molla e oggi è suonata la sveglia, per cui domani si parte, siamo contenti, la squadra è molto giovane, rinnovata, è gente che come me ha deciso di voler giocare a Città di Castello e far parte di questo gruppo, per cui sono contento di averli come compagni di squadra, perché per quanto mi riguarda sono quelli che ho scelto e sono i più forti con cui potessi giocare. Allora, alla mia sinistra Daniele Mazzone, alla mia destra Ludovico Dolfo, che ha chiesto in che lingua parliamo, perché lui ultimamente parla molto americano. Ah sì, dai, non voglio ancora ufficializzare, ma ormai sono metà americano. Metà americano, invece Daniele Mazzone è metà romano. E io ormai sì, mi sono stabilito, sono più là che qua. Sono di torinese, però avendo la fidanzata a Bracciano sono sempre lì. Sul lago di Bracciano, va bene, a parte gli scherzi, si comincia, si ritorna, si comincia a lavorare domattina subito con qualche test fisico e poi da lunedì. Paolo Montagnani prima mi ha detto che non sapeva quanti allenamenti, come metterli durante la settimana, per quanti fossero. Ho saputo il programma, ma... abbiamo avuto 4 mesi di vacanza, e sono tanti, ma adesso ci siamo ricaricati e abbiamo tanta voglia di ricominciare questo campionato. La squadra è per metà nuova, però vedo già facce decise. Quindi... Anche questa qui? Sì, dai. Decisa, sì. Matto, da Molfetta, da Sora a Molfetta in A1, poi alla scelta dell'Alto Tevere. Ma per me questa è una scelta che mi permette di continuare a crescere. Montagnani non lo conosco, mi hanno parlato che è un allenatore che lavora tanto, appunto questa settimana sarà una settimana piena di allenamenti. Meglio così, perché almeno per quel che mi riguarda, perché io non sono abituato a fermarmi così tanto tempo durante l'estate e onestamente adesso sento il bisogno di dover incominciare a lavorare pesantemente per ritornare in forma. Una domanda un po' cattiveria, ma ti manca un po' la nazionale? Io mi manca, sì, direi di sì che mi manca, io voglio conquistarmela di nuovo, non c'è poco da fare. E ricordiamo che lui è medaglia d'argento l'anno scorso agli europei, era nei 14. Sì, diciamo che vabbè, ho fatto l'esordio, ho fatto presenza, così si può dire. Diciamo che quello che mi voglio conquistare è un posto all'interno magari dei 12, di quelli che comunque stanno già in panchina, se poi c'è qualcosa di meglio. Comunque quest'anno è un anno in cui voglio costruirmi e radicarmi in questa serie maggiore. In questa Superlega. Allora, Dore della Lunga viene all'Alto Tevere. Dopo un anno da acerrimo avversario vissuto nelle fila della Sir Safety Perugia con il peraltro secondo posto in campionato. Sì, l'anno scorso l'unica squadra che ci ha battuto all'andata e al ritorno è stata Alto Tevere, quindi ho detto perché non dovrei andarci.
No, beh, a parte gli scherzi, sono contento, conosco la zona, mi piace, non conosco ancora la squadra, a parte qualche giocatore, e comunque questo periodo è fatto apposta per conoscerci, per vedere cosa potremmo fare. Quindi ora tanti discorsi secondo me sono un tantino retorici, bisogna lavorare, vedere le potenzialità della squadra e poi porci gli obiettivi adeguati alla squadra che ci renderemo conto di essere. Ecco, per adesso aiuti anche un po' con l'inglese nelle traduzioni di René Teppan e Andri Agani. Sì, no, io a dire la verità sono contento, io quando c'è qualche straniero in squadra che parla solo inglese, con me l'italiano non le impara, perché io cerco di parlare più inglese possibile per tenermi un po' in allenamento, quindi spero imparino l'italiano per loro, ma ecco, io non sarò di aiuto sicuramente. Non vedevo l'ora di allenarti, ha detto Paolo Montagnani poco fa. Sì, no, mi fa piacere avere questa collaborazione con lui, perché comunque sia un allenatore che ho avuto con l'Under 23 di Lega 2 anni fa e mi sono trovato molto bene, so che è un lavoratore, ho bisogno io di uno che mi faccia lavorare tanto e che esiga tanto da me. E poi vedo che la squadra comunque sia molto giovane, quindi c'è bisogno di uno che ci metta tutti in riga e ci faccia rendere per quello che possiamo. Squadra molto giovane con Federico Tosi che è al terzo anno a Città di Castello, è un veterano ormai, è doc quasi. Sì, sì, nonostante la giovane diciamo età, però sono molto contento di essere rimasto qui perché mi sento a casa, mi sono sempre sentito a casa, cioè, fin dal primo momento quando arrivai l'anno della 2 anni fa. E sto bene con tutti, con la gente che abbiamo intorno, soprattutto con chi fa parte della squadra, e ho passato 2 anni indimenticabili e spero che questo lo sia altrettanto, le basi per farlo ci sono, ora sta a noi creare il tutto. Con gli unici due altotiberini della rosa, perché alla fine abbiamo parlato un po' con tutti, altotiberini acquisiti un po' come Federico Tosi, che ormai è il terzo anno, Maric ugualmente, ma i veri altotiberini sono Davide Lensi e Alessandro Franceschini. È vero, infatti sono molto contento di giocare ancora con l'Altotevere e quindi cioè, sono contento di essere stato riconfermato nonostante il cambio dell'allenatore. E spero sia un'altra buona avventura come quella degli anni passati e quindi auguro a tutti un in bocca al lupo, anche a me stesso. Ale, ci sarà da faticare, ha detto Paolo Montagnani, da lunedì. Domani no, ma ci stava dando gli orari e già si inizia subito bene, però siamo contenti, è importante iniziare con il piede giusto, quindi lavorare sicuramente quello che ci farà bene, quindi va bene, siamo contenti. Allora speriamo che nelle prossime settimane gli faremo dire anche qualche altra parola in italiano, tranne che con Della Lunga che ha detto che parlerà solo inglese, ma per ora Andri Aganiz dice ciao a tutti. Ecco, anche René Teppan voleva dire qualcosa. Ciao a tutti, tifosi.